Quando parliamo di montagna, il nostro pensiero va immediatamente alle cime innevate, a bianche piste da sci e all'inverno. La montagna, però, è uno dei posti migliori dove praticare sport, soprattutto d'estate. Oteos, On the Evolution of Sports, sale in quota per andare a scoprire come si sono evoluti alcuni sport, e lo faremo attraverso Moviment. Moviment 2000 è un mondo a sé stante, raggiungibile solo con gli impianti di risalita che partono dai paesi di La Villa, San Cassiano e Corvara, nel cuore dell'Alta Badia. Moviment è un luogo dove praticare lo speed hiking, il nordic walking, il slackline, il fitness, il parapendio, l'arrampicata e molto altro. Per gli amanti della bike è una rete di sentieri e morbide pendenze adatte a corse e a piacevoli pedalate in sella alla mountain bike e alla e-bike. Per capire cos'è esattamente Moviment 2000, abbiamo incontrato Alessandro Uber, responsabile marketing. I parchi Moviment sono nati 10 anni fa con lo scopo di creare un'area per fare attività fisica per famiglie, per ragazzi, per giovani e anche per adulti, per chi vuole passeggiare e divertirsi. C'è stato uno sviluppo importante. Abbiamo iniziato 10 anni fa con dei laghetti dove fare del knaip, dove rilassarsi, dove far divertire magari i bambini in acqua. Invece ci ritroviamo 10 anni dopo con il geocaching, l'orienteering, si può andare in bici, ci sono delle bellissime passeggiate, i parchi infatti si trovano a 2000 metri e c'è questo altipiano tra i paesi di Corvara, la Villa e San Cassiano, che sono collegati con dei facili sentieri. In questo periodo particolare, che è l'estate 2020, ovviamente ci sono dei regolamenti particolari per l'utilizzo degli impianti di risalita. Gli impianti di risalita vengono utilizzati a 2/3, quindi hanno il 2/3 della capacità normale per portare la gente in quota, e c'è l'obbligo della mascherina e ovviamente del distanziamento di 1 metro. Una volta arrivati in quota, la situazione cambia, sia all'aria aperta, tutte le infrastrutture sono all'aria aperta e quindi se si mantengono le distanze di 1 metro si può anche fare attività fisica senza la mascherina. In questo primo appuntamento con On the Evolution of Sports e Moviment andremo a scoprire tricks and tips del mondo del downhill, ma non solo. Ci faremo accompagnare in questo viaggio da alcuni sportivi d'eccezione. 3 anni fa abbiamo creato dei trail per le bici, proprio solo per le bici, e vediamo che di anno in anno vengono usati sempre di più, insomma, e sempre di più abbiamo richiesta di avere dei trail dedicati alle bici. Allora Camilla, questi sono i nostri tracciati, okay, denominati Bike Beats. Abbiamo tracciati di 3 difficoltà, quindi verde, abbiamo 2 tracciati che è l'Ödli Trail, che viene dal ladino e significa occhi. Poi l'Odlina Line, giusto, poi abbiamo i tracciati blu che è Havana e Bridge Line, dopo ti spiegherò quelli abbiamo aperto quest'anno, e i tracciati rossi che sono quelli un po' più difficili, che è il Cure Trail, che significa cuore, e la Jump Line, dove vedremo tanti salti. E poi nuovo di quest'anno è il Man's Trail, che è la cartina questa qua di destra, e che ed è un trail che scende su un pendio nuovo, che non avevamo ancora, di cui non eravamo ancora scesi, che vedremo anche più tardi. Poi chiaramente noi ci concentriamo qui al massimo, no? No, io ho visto che sei attrezzata bene, quindi passiamo al rosso. No. Scusa, e questo gap, drop, ecco, jump, questi qua sono, qua abbiamo inserito tutta la segnaletica dei nostri tracciati. Questi qua sono i 3 tipi di salto che abbiamo noi nel nostro parco. Un gap jump è praticamente un salto dove a metà c'è un gap, quindi una buca o qualcosa che bisogna saltarla. Poi abbiamo i drop, che sono normalmente sempre costruiti in legno, che vedremo dopo. Okay. Sono pedane. Il drop è un salto che scende, ti fa cadere nel vuoto, diciamo. E poi abbiamo i jump, questi qua sono i table jumps, che sono fatti praticamente, in inglese si dice table perché come un tavolo, c'è una rampa di salita, c'è il flat che è diritto e poi dopo c'è la discesa che è l'atterraggio. Allora, la posizione sulla bici è una cosa individuale, però oggi abbiamo portato anche Mattias, wow, la nostra ragazzi, guida. Ragazzi, che lusso, mi sento una principessa. Addirittura. Grazie. Ciao, come va? Ciao, molto sei bene. Sei pronta per affrontare questi bellissimi bike beach? Ti vedo prontissima. Perfetta. Ti vedo molto pronta. No, magari facciamo un po' una piccolo riassunto delle cose un po' più importanti, diciamo, per affrontare al meglio questi trail. Okay. Allora, la cosa principale o fondamentale è la posizione in bici, no? Bene. La bici è quella giusta, quindi va benissimo. Star sopra la bici bisogna stare con una posizione un po' bella sciolta, non troppo rigidi, con i gomiti un po' piegati.
i piedi sempre paralleli, okay, quando sei su in bici, esatto, e le discese si affrontano fondamentalmente in piedi. E per questo abbiamo noi la sella telescopica, che ho visto che ce l'hai anche sulla tua bici, perché le discese si affrontano sempre con la sella abbassata, perché così abbiamo una miglior guidabilità della bici, perché così possiamo usare meglio il nostro baricentro e spostare il peso in avanti e indietro in base alla pendenza che andiamo ad affrontare. Più è ripido, più dobbiamo stare indietro col peso, okay. Invece se è più piano, più piatto, possiamo stare un po' più verticali sopra la bici. Questo ci dà una gran mano, diciamo, per guidarla meglio, no? Ok, allora ripeti, ricapitoliamo, sì. Ciapette sopra la sella oppure sempre in piedi? Sempre in piedi. Sempre in piedi. Poi quando c'è il mare un pezzo un po' piatto ti siedi un po' per riposare. Ok. Però quando si affronta i trail si sta in piedi, okay? Ok. Perché si guida meglio la bici. Una cosa molto importante anche sono i freni. Come usare i freni? Perché bisogna usarli tutti e due contemporaneamente, per evitare che usando solo quello anteriore che ci si ribalta in avanti. Invece quello posteriore c'è il rischio che slitti la ruota, quindi bisogna sempre usare tutti e due i freni, anteriore e posteriore, contemporaneamente, con un po' di sensibilità. Ok, sei pronta? Per forza! Per forza! Camilla, la cosa che fa veramente la differenza in un bike park è la manutenzione. Perché i drenaggi funzionano bene, ma funzionano bene se vengono giornalmente o anche qualche volta durante la settimana vengono sgombrati dalla terra. Ecco, quanti siete a occuparvi della Noi parco, siamo in sei più io. Io faccio da gestisco i progetti, faccio le progettazioni dei nuovi tracciati e seguo tutta la costruzione con i macchinari. E allora, tutti i nostri tracciati sono a carattere flow, che è una tipologia di cross country della bicicletta. Il flow significa discesa, è come uno scivolo, diciamo. Noi lo classifichiamo come uno scivolo, quindi come puoi vedere qua è bello liscio, non ci sono ostacoli, non ci sono radici, non ci sono sassi grandi o comunque ostacoli naturali. Quelli sono i single track, che sono un altro tipo di tracciato. Ci siamo fermati qua perché volevo farvi vedere quello che intendevo con chicken line. Chicken line è sempre una linea alternativa per i principianti, quindi ogni struttura complessa come questa qua, che è una step up turn, quindi si salta in entrata e si salta in uscita, abbiamo creato una chicken line, quindi il tracciato si divide per poco e crea una curva più semplice per il principiante o chi non vuole esagerare, come dicevamo prima, i drop. Allora, adesso ci troviamo al primo ostacolo, il primo highlight della jump line. Non può essere una jump line senza avere i drop, quindi ci troviamo proprio sui tre drop con le varie difficoltà. Ti voglio spiegare un po' più nel dettaglio come costruiamo le costruzioni in legno. In costruzione in legno noi usiamo soltanto l'arice. Come tipo di legname, l'arice è quello che sopporta meglio le intemperie, la neve, gli sbalzi termici e anche le intemperie, quindi la pioggia e tutto. Come puoi vedere qua, andiamo ad applicare una rete zincata. Una rete zincata non è soltanto estetica, ma serve per non scivolare in bici. Quindi il battistrada, lo vedrai dopo quando andiamo in bici, serve a non scivolare e a tenere la bici salda sulla posizione in cui il rider desidera andare. Speriamo! Siete fuori voi! No, ecco. Allora, parliamone! Parliamone! Questo è il primo highlight della jump line, che sono i tre drop, okay. Punto caratteristico di una jump line. Il drop è un salto che si salta cadendo nel vuoto. Hai la sensazione, perché le pedane non sono mai inclinate verso in su, quindi non ti fanno staccare. Ti fanno staccare però sempre o in orizzontale o quasi in discesa, come vediamo la piccola e la media. Okay. Abbiamo tre drop qua, quello più alto è 95 cm per un volo dai 6 agli 8 metri. Oh, bello. Poi abbiamo quello medio, che è alto 45 cm per un volo dai 3 ai 4 metri. E poi quello piccolo per i principianti o chi non vuole esagerare.
pensare. Creiamo la massima pendenza, creiamo un punto di raccolta per l'acqua per farla fuoriuscire. Questo è un tubo da drenaggio dove l'acqua portata dal canale c'entra dentro e passa sotto al trail. Noi siamo contro le canellette di scolo, quelle in legno, hai presente? Sì, fatte, sì. Perché quelle lì, sempre per il fatto del legno, diventano scivolose. Quindi l'acqua noi preferiamo spostarla da una parte all'altra del trail facendola passare sotto il trail e non attraverso. Parlando di montagna, non possiamo però non citare l'arrampicata, una pratica che accompagna l'uomo sin dalla preistoria. Una disciplina che è rimasta, sotto il profilo della sfida verso la vetta, praticamente immutata nel corso del tempo. Io ho visto un'evoluzione, diciamo, abbastanza evidente. Oggi l'andare in montagna è quasi correre. Vedo che tanti proprio fanno le cime di corsa. È uno sport praticamente, sì, a livello estremo direi quasi, no? Però noi cerchiamo ancora, come guide alpine, di vivere la montagna come la vivevano magari allora. È proprio bello per questo portare la gente che sono poi i tuoi clienti, che diventano di conseguenza amici, in posti un po' selvaggi e vivere la montagna sì in sicurezza, perciò sentirsi bene tutto quanto, protetti, però magari come andavano i nostri nonni ancora, no? Chiaro, la scarpetta, okay. Sei vestito diversamente, non c'è più il feltro come magari allora appunto c'è. Era la giacca vento, è tecnica al massimo e tutto, però diciamo inserire un po' una certa diciamo un sentirsi un po' nel come erano loro, ecco. Conosco tanta gente che scala molto forte a un grado molto alto in falesia, dove appunto la protezione magari è a metro e mezzo, e lì la testa c'è. Quando si spostano e vanno a fare delle vie magari alpine, qui in Dolomiti, chiaramente la protezione è distanziata in evidenza, e se non c'hai la testa è veramente difficile. Sono nata sulle Dolomiti e per me montagna è casa, è cuore, è tutto. Io ho arrampicato da piccolina con mio papà, un grande alpinista che mi portava ad arrampicare anche quando poi avevo 17-18 anni, e lì era più dura perché magari la sera prima facevo serata con i miei amici e poi la mattina verso le 5 il papà veniva a bussarmi alla porta e pronti via, si partiva zaino in spalla e si arrivava all'attacco e si affrontava la parete. E lì non ci sono balle, devi essere concentrato, devi esserci davvero, devi essere sul pezzo e andare avanti.